purtroppo in pochi l'abbiamo vista anche per il maltempo, l'abbiamo resa pronta come una sposa per la sua prima festa, festa religiosa, dopo la riapertura, grazie a chi l'ha pulita, illuminata, adornata della sua bellezza semplice all'esterno ma solenne all'interno. Un po' pochi ci siamo entrati in questi giorni anche per il maltempo. Grazie anche a chi ha guidato la visita e la preghiera giovedì, venerdì, domenica sera purtroppo in San Silvestro perché pioveva a dirotto. Grazie anche a chi aveva preparato il parcheggio vasto che purtroppo è rimasto deserto, lo speriamo di poterlo usare l'anno prossimo. Tanti segni di cura e di attenzione mossi dal desiderio di riprendere, di riprendere una tradizione antica, quella della festa dell'8 settembre, col desiderio non tanto nostalgico nostro, guardando un po' insomma i vostri volti di gente che questa festa l'ha vissuta tante volte dagli anni di Don Ivano, qualcuno addirittura anche prima, ma soprattutto per rivitalizzarla e consegnarla alle nuove generazioni, a chi non la conosce. Per loro e per le famiglie era stato anche pensato un racconto animato, lo abbiamo fatto. Domenica pomeriggio purtroppo l'abbiamo fatto qui in teatro a causa del maltempo. A dire il vero di bambina ce n'era una sola, vedremo il disegno che ha fatto, e uno sparuto gruppo di adulti che però sono venuti volentieri perché dopo c'era il pane e la Nutella. E, e così siamo tornati un po' bambini. In realtà spero che avremo l'occasione di ripetere questa storia perché... È stata davvero interpretata in modo semplice da due professionisti che si sono ispirati al racconto che una nostra parrocchiana ha scritto e che forse sarà anche pubblicato. Non faccio nomi stasera, quindi non... poi se volete sapere chi l'ha scritto, ve lo, ve lo dirò. È stato bello lasciarsi avvolgere ancora una volta da una storia, una storia antica, però vera e semplice. Ce l'hanno raccontata i due attori, come, appunto, guidati da questo racconto, come una storia innanzitutto d'amore tra due sposi, appunto il conte Francesco Montecuccoli e la contessa Maria Teresa Caprara. Un amore che, superata la disgrazia, quella nefasta caduta nella risaia di San Martini, di un nobile forse un pelino impedito in quelle terre, in, quelle, in quei movimenti in cui non avevo una grande agilità ed esperienza, un amore che superata questa disgrazia si è aperto, e questo a noi interessa, alla lode e al ringraziamento a Dio. Ne è uscito quel capolavoro che è la rotonda. Qui abbiamo un particolare, così ce dal particolare arriveremo anche al generale. Una rotonda che ci hanno raccontato questi attori. È, un vero e proprio, è una vera e propria chiesa ex voto, non un piccolo ex voto, un quadretto, una chiesa. Hanno voluto costruire perché tutti, ricchi e poveri, nobili e braccianti, insieme potessero volgere lo sguardo al cielo. E allora questa sera il canto gregoriano, che sarà eseguito dai cantori che poi si, presente, si presenteranno e che ringraziamo perché hanno dato la loro disponibilità. Il canto apre volutamente e chiude la nostra serata, ci sarà anche un intermezzo, perché vorremmo forse anche una serata un po' spirituale, in cui anche noi siamo invitati ad alzare lo sguardo al cielo per lodare il Signore per il dono di Maria. Che è madre del suo figlio ed è figlia e discepola del suo figlio. Buona serata e a voi grazie ancora che siete intervenuti. Do la parola, no, anzi, non do la parola, do il microfono a Carlo Maestro. Grazie. Don Simone, vado qui, mi metto qui. Tu vai, dove vuoi. Oh, eh, buonasera. No, segue. <ride> tu angelo, no? Buonasera. Eh, intanto ringraziamo con un alto applauso il nostro don Simone che ha reso possibile tutto questo perché è stata davvero una sorpresa vedere risorgere quel monumento e vederlo così amato, seguito e aperto a tutti. Adesso io ho un piccolo compito, siccome eh, quel ragazzo là, eh, non devo dire nome, eh, 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 Guido, dopo ci parlerà delle immagini di Maria che sono nel paese. Ma immagini dipinte, te. Una delle più importanti, tuttavia, è quella delle rogazioni, ma è scolpita. Allora hanno detto: Le dipinte le lasciamo raccontare al nostro amico. Quella scolpita le parli tu, farò prestissimo. Era. Eh, vabbè, posso fare anche senza questo. Dunque. L'ospedale dei poveri era ubicato a Porta Bologna. Nel 400 arrivano dei religiosi che probabilmente, non abbiamo la data certa né la certezza di che sia stata depositata allora, avevano portato a Cavalcore una statua di legno venne subito capita. Le si diede un posto all'ospedale e da allora, avendole creato un tempietto intorno, è la prima fase, lei, io dico lei perché deve averci pensato lei, sapete, altrimenti noi proprio... Non. Dice, ma perché ogni anno non mi portate in giro per le campagne così io vi benedico i prodotti, siete contadini, eccetera. E da allora ogni anno ecco i viaggi della Madonna Pellegrina, che adesso è conservata presso la parrocchia, che è stata tanti anni invece conservata nell'ospedale, al punto che le venne anche... Eh, costruita una, chi lo ricorda non lo so, io sì, gli altri centenari non ce ne sono, venne fatta una cappella eh, disegnata dall'ingegnere Giorgio Suffritti, eseguita dal babbo eh, di un mio amico che non vuole che si dica il nome e la madonnina stava là, però ogni anno andava in giro per le campagne, per i quattro quartieri. La Madonna di quartiere, non mi dilungo perché è una storia, la racconteremo via, era bello andare in giro con lei per le campagne, vedere che ti accoglievano, che eh, rispondevano al tuo arrivo. Ecco, questa Madonna tuttavia crea un problema. La rubarono. Mm. C'era anche mio nonno a rubarla, era un socialista, <ride> la rubarono per venderla insomma alla fine dell'Ottocento e dare il ricavato al partito che nasceva. Oh, io non ne ho colpa se sono nipote di uno che aveva rubato, però venne subito trovata, non si fece chiasso e tornò al suo posto. Mi vergogno un po', ma insomma cosa oh, posso farci? Io non ce l'ho mica. Adesso dico di cosa si tratta. Vista da studiosi competenti, non dico una cosa finché qualcuno non gli salti in mente di andare a rubare di nuovo, intendiamoci bene, eh? È un pezzo, si dice così, straordinario in legno, lavorato nel 400 e un grosso studioso l'ha anche attribuita a Jacopo della Querza. Come si fa a capire? Beh, gli studiosi sanno come capire. È molto rigida, ha il bambino in braccio, la Madonna pensava e ripensava nel suo cuore quello che sarebbe accaduto, quindi prima di arrivare a Raffaello, il bambino non si arrampicava sul corpo della mamma, stava nella posizione che poi gli chiede anche... Il grande Michelangelo, perché così la mamma l'avrebbe visto quando sarebbe morto. È la Madonna peregrina che ancora oggi va in giro a benedire i campi, a benedire le persone e se volessi raccontare quante manifestazioni di eh, affetto gli altarini... Ci metterei tutta notte, quindi la metto lì e riprenderò dopo. Vedete, sono stato breve. La Madonna Peregrina è un brano d'arte oltre che di fede enorme che noi abbiamo qui. Perdonate mio nonno se l'aveva rubata. Grazie. Adesso. Oh. Ah, adesso io devo presentare, abbiamo qui un coro, eh, non so se ci avete fatto caso, di giovani che ci canteranno dei brani di canti gregoriani, molto belli, se rivolti al cielo. Eh? Ecco il coro. non c'è bisogno benissimo allora io ho raccolto ho l'invito raccolto del, del nostro amico Angelo Nadalini a, vanir, eh, a venire a partecipare con un breve intervento di canto gregoriano per, eh, per, per allietare questa bella serata e Angelo e la consorte Anna Maria Berveglieri, che, che immagino conosciate più o meno tutti, hanno cantato per molti anni nel coro, eh, in un coro di canto gregoriano, eh, nel, nel coro Climacus, ecco mi viene sempre da dire il nome di un altro neuma nel coro Climacus, diretto dal maestro Giuseppe eh, Bergamini che... Eh, purtroppo ha dovuto lasciare recentemente per motivi di salute. Allora mi hanno chiesto di, di mettere su un piccolo gruppo per questa serata, io ho chiamato alcuni bravi musicisti del Conservatorio di Bologna, che, ex studenti che collaborano tuttora e abbiamo pensato di fare questa cosa. Canti gregoriani un po' anche per... Eh, <coughs> Per, eh, per continuità con il coro climacus e a parte questo Paternoster che avete sentito adesso come introduzione, faremo vari canti mariani perché la chiesa della rotonda, come sapete, è dedicata alla Madonna. Faremo molti ca alcuni canti gregoriani. Voi sapete che il gregoriano... È una forma di canto, eh, di canto liturgico cristiano del, del Medioevo, in buona parte dell'Alto Medioevo. Quindi diciamo che è molto antecedente rispetto alla, al periodo barocco della Chiesa che abbiamo, eh, che abbiamo in considerazione. Però sappiamo anche che il canto gregoriano, per i molti secoli a venire, sarebbe stato il modello, lo standard, diciamo lo standard un po' come sono gli standard del jazz, il punto di partenza sul quale sarebbe stata modellata la musica sacra cristiana per i secoli a venire. Per cui Trovo che la scelta di alcuni canti mariani, gregoriani, in una circostanza come questa sia, sia, una cosa, uh, sia stata una cosa appropriata. Vi presento eh, i cantori Anna Maria Berveglieri, ah, Angela Balboni, Deborah Govoni, Margherita Minardi, attenzione credo che nel programma ci sia un errore di stampa, Angelo Nadalini e Alessio Romeo. A me molti di voi conoscono perché sapete che sono Crevalcorese, anche se non abito più qui da qualche anno, sono Michele Serra. Ora proseguiremo con un po' di canti mariani, come dicevo, canti di natura diversa. Ci sono antifone, ci sono trofi, ci sono inni, antifone, quindi alternanza su testi diversi, su melodie diversi. Inni li sentirete un po' strofici. Credo che abbiate il programma. Abbiamo iniziato con il Pater Noster. Ora faremo un primo intervento con altri tre, tre canti: Ave Maria, una prima versione del Salve Regina e un tropo, che si chiama Subtum Presidium. Buon ascolto. Grazie a te. thank you Grazie, ma non, non ho niente da dire. Ora so che c'è una, una pausa. C'è qualcos'altro? C'è stato detto che faremo un secondo intervento dopo. Grazie. Sentite, mio nonno si è proprio lamentato. Dice, ma cosa vai a dire? È che siamo alla fine dell'Ottocento, stava nascendo il Partito Socialista. Noi non volevamo quei soldi per noi. Ci avevano detto che valeva moltissimo. Siamo andati fino in Svizzera, dove ci hanno presi, l'antiquario è scappato via e noi siamo tornati a casa sani e salvi. Ecco, voleva detto perché non volevano i soldi per loro, eh? altrimenti io sarei ancora ricchissimo, forse, non lo so. Dunque, no, nonno, perché da più grandini io chiedevo ma perché nonno aveva fatto quella cosa lì? E allora lui me lo spiegò e stasera l'ho detto. Dunque, la sera in cui si preparavano questi incontri c'eravamo in accademia e c'era un giovane accademico, accademico, insomma si chiamano così, eh, Gregorio Buzzi e io con quella quasi feroce con la quale mi rivolgo ai nostri ragazzi, dico, tu sei poeta e scrivi, è vero? E scrivi una poesia per la Madonna, dedicata alla Madonna. Lui l'ha scritta, ma poveretto è a casa malato e mi ha chiesto di leggerla io. Adesso ve la leggo cercando di darle il tono che l'autore gli avrebbe dato. E credo che valga la pena veramente leggerla. Allora, Nascita della Madonna. Luminosa Vergine, Madre avvolgente, il tuo candido amore, ancor prima della conoscenza, creò prodigi e splendore, fantastica, azzurra, divina, che in queste valli dal tuo velo fai giungere tenero il vento della speranza. Assai lievemente che l'alcore sovrasta questa verdissima terra. Un magico cerchio la racchiude. Non Isolandola, non isolandola, ripeto, dai nostri desideri, che tu, o oh sacra, ascolti fra le perle suntuose e divine del cielo, fra le perle suntuose e divine dei cieli. Conosci assai bene i nostri cuori, con te nella bontà ascolta la purezza delle suppliche umane, Creve al cuore e ti rende grazia. Invocando la tua materna pazienza, chiedendoti ancora, chiedendoti ancora, sono io che ripeto perché mi piace che i concetti arrivino non sciolti, chiedendoti ancora di animare il nostro risveglio. Per Gregorio Munsi, un applauso. Eh? Ah, adesso segue un filmato e io mi metto al mio posto. Fascinato, quindi avevo sbagliato il mio intervento. Tocca a me dire che ora Paolo Cassoli ci parlerà della nascita del culto della Madonna. A voi Paolo Cassoli. Buonasera. Dunque, questa è una carrellata storica. Eh... Partiamo dalla, dalla primissima immagine eh, della, di Maria che sia documentata. Avanti, ecco, questa a Roma, nelle Catacombe di Priscilla, abbiamo una Madonna che allatta. E eh, un profeta. Risale circa la metà del terzo secolo, quindi siamo nel 250, prima di Costantino, la religione cristiana non è ancora diventata la ehm, religione, eh, diciamo, dominante dell'impero. Curiosamente, se andiamo alla prossima immagine, vediamo ehm, una Iside che allatta Horus, dal, proveniente dalla, dalla località egiziana di Al-Fayyum. Come vedete, eh, l'immagine è molto simile a quella della Madonna ed è della stessissima epoca. Eh, è possibile, anzi, lo ritengo probabile che eh, i cristiani abbiano eh, diciamo, sovrapposto l'iconografia mariana all'iconografia di Iside. Iside era una divinità che non si poteva dimenticare, tanto era radicato il culto. La sostituzione del culto mariano al culto di Iside doveva procedere per gradi e doveva procedere con eh, anche una identificazione delle, delle immagini andiamo avanti qui siamo già ehm, a santa sofia di costantinopoli eh, dopo l'iconoclastia quindi dopo la distruzione delle immagini sacre del, sette, mh, de, della metà circa dell'ottavo secolo eh, venne fatto questo eh, affresco ed è l'affresco della Teotokos, cioè la Madre di Dio. E, mh, il titolo di Madre di Dio fu rivendicato alla Madonna. Nel concilio di Efeso del 431 contro Nestorio, che asseriva invece che Maria era madre solo di Cristo come uomo, non di Cristo come Dio, insomma di Gesù come uomo e non di Gesù come Dio. Ecco, è, è un'immagine molto, molto ieratica assisa eh, sul trono. Ecco, queste immagini mariane di prima del mille sono tutte molto, eh, molto trionfali, diciamo così, e molto eh, iconiche. Ecco, andiamo avanti. Dunque, eh, l'immagine eh, mariana veniva declinata in molte... Eh, diciamo così eh, variazioni questa variazione si chiama eleusa cioè vergine affettuosa quando avvicina il, il volto al volto del bambino eh, se non eh, mh, si si sta molto attenti, eh, si corre il rischio di confonderla con altre immagini che invece ci dicono qualcosa di diverso. Per esempio, la prossima, la prossima è la Glicofilusa Panagia, cioè tutta santa, Glicofilusa dal dolce abbraccio. Avanti ancora. Questa invece è la Madonna Odigitria, eh, colei che conduce, significa colei che conduce dal greco odos, itinerario, cammino, che conduce mostrando la direzione. Eh, la caratteristica di questa mh, diciamo di quest immagine è che il bambino ha un rotolo di pergamena in mano e la vergine con la mano destra indica questo rotolo di pergamena, quella è la via per cui eh, insomma l'umanità si deve avviare. Quest'altra invece proviene dal Monte Athos è l'icona della Madonna Galactotrofusa se leggo bene, cioè la Madonna che allatta. Eh, la Madonna che allatta in, in passa anche in Occidente. Non tutte queste eh, immagini mariane riescono a passare in Occidente o hanno una, eh, uno sviluppo adeguato anche in Occidente. Quelle che abbiamo visto finora appartengono tutte al mondo bizantino. Eh, però eh, questa eh, sì, ha avuto uno sviluppo occidentale, andiamo avanti. Ecco, Ambrogio Lorenzetti, Maria Lactans, eh, o, insomma, vergine allattante. Eh, questa immagine della vergine che allatta però eh, finisce con il concilio di Trento. È un'immagine iconografica che non, non passa eh, il Cinquecento, perché? Perché forse si considerava improprio che la Vergine mostrasse il seno. Ecco, quindi eh, è eh, un'immagine che viene lasciata abbandonata. Ecco, andiamo avanti. Eh, qui eh, abbiamo un'altra immagine abbastanza iconica, cioè la eh, Vergine che viene incoronata e eh, paragonata con la nostra Madonna delle Grazie, che evidentemente è un brano di un affresco più grande eh, che esisteva probabilmente nel, nel vecchio San Silvestro, che fu già molto tempo fa, eh, probabilmente già nel 600, eh, staccato dal muro, il fresco principale distrutto e conservato soltanto il brano relativo alla testa della Vergine con il, il braccio di Cristo che è saltato fuori nel restauro, prima non, non si vedeva era stato eh, nascosto. È anche per questo che eh, io propenderei eh, per considerare eh, questa Madonna delle Grazie come molto vicina a Simone a Simone De Crocifissi che è uno dei più importanti artisti bolognesi della fine del 300 l'immagine di destra è firmata e datata Simon feci toco opus si legge sotto e sotto ancora c'è la data 1382 però ehm, diciamo così nell'arte occidentale si preferisce poi un tipo di eh, immagine mariana più narrativa, eh, cioè la fuga in Egitto, cioè eh, il, ehm, la nascita, la visita dei re magi, eccetera, eccetera. Io non ho messo tutte queste cose eh, perché, fra l'altro, questo argomento eh, è anche un argomento molto, molto complesso da, da sondare alcune immagini nascono in un certo periodo poi muoiono come la virgo lactans per esempio altre invece durano altre mh, nascono anche in tempi abbastanza recenti come vedrete eh, nel, nell'ultima immagine avanti Ecco, questa eh, per esempio, immagine di grande pathos, eh, raffigura la, mh, la pietà, appunto dell'oratorio della pietà. L'ho messa accanto al compianto di Santa Maria della Vita, a un particolare del compianto di Santa Maria della Vita nel, mh, di Niccolò Dell'Arca. Come vedete, eh, la Madonna. Assomiglia molto anche come posizione delle mani, eh, come, come atteggiamento, anche se quella di destra, la scultura di Niccolò dell'Arca, è più eh, drammatica. Eh, a chi attribuire questo, eh, questo quadro eh, piuttosto importante che andrebbe collocato? non a grande distanza dal 1530, secondo me ad amico Aspertini. Eh, negli inventari antichi eh, si dice la pietà di mastro amico, poi pare che eh, questa paternità sia stata eh, smarrita e quindi eh, si sono fatti tanti altri nomi per... Ehm, per, per questo dipinto, ma mh, è una cosa che adesso varrebbe la pena di, di studiare in maniera approfondita. La prossima. Ecco, e qui veniamo alle, ehm, ai momenti della vita della Vergine della Rotonda. Eh, sono da leggere in questo modo. Il primo è la nascita di Maria l'8 settembre, poi si passa alla presentazione al tempio festeggiata il 21 novembre in senso antiorario, eh? sono da guardare in senso antiorario, questa è perlomeno la disposizione originale dei, dei dipinti, poi c'è l'annunciazione 25 marzo, l'Immacolata Concezione che viene Festeggiata l'8 dicembre e l'assunzione che è l'ultimo, insomma, vicino, eh, vicino all'altare dall'altra parte, che viene festeggiata il 15 agosto. Andiamo avanti, dunque, eh, per dare un'idea ehm, un po' del, del contenuto iconografico e anche della complessità. Del, del contenuto iconografico di un qualsiasi dipinto, bisogna ehm, osservare eh, un sacco di cose. Eh, si parte dalla donna dell'Apocalisse che ha tre segni, è vestita di sole, cioè ha il sole alle spalle che inonda l'immagine con la luna sotto i piedi, è coronata da 12 stelle, se le contate sono proprio 12, e, e poi ha svariati altri elementi come la falce di luna e ha il serpente che anziché essere la bestia dell'Apocalisse diventa il serpente del, eh, dell'Eden di, di Adamo ed Eva che infatti ci tiene in bocca la, la mela e poi c'è il giglio portato dall'angelo di sinistra mentre l'angelo di destra sta trafiggendo il, il serpente comunque mh, insomma eh, l'iconografia è sempre qualcosa di abbastanza eh, costruito e strutturato eh, purtroppo l'iconografia non sempre da dei, eh, dei, dei buoni risultati. Ho messo un'ultima immagine, passiamo alla, alla successiva che mi ha molto divertito, eh, la Madonna del Manganello, protettrice dei fascisti. Eh, Questa me la sono inventata io. È eh, un'immagine che si, una, una statua che si trova in una chiesa di, della Calabria, si, trovo, si trovava, forse, diciamo un tentativo di innovazione iconografica non andato a buon fine, mi pare. Dunque, ora è Guido Esteban Roncaglia che ci parla dei dipinti con raffigurata la Madonna che si trovano in Crevalcore. Manca quella di cui vi parlavo prima perché è in legno. Questi sono tutti dipinti. Vieni Guido. È il più giovane dell'Accademia, forse il più bravo, forse il futuro. Mm -hmm. Buonasera. Allora, desidero intraprendere con tutti voi un viaggio artistico, un viaggio che non ci porterà troppo lontano, rimarremo sempre nel nostro territorio. Un viaggio che spazia per i secoli, dal tardo gotico fino al rococò. Un viaggio che comprende i principali dipinti, quindi dal maggiore valore artistico, aventi come soggetto primario o secondario comunque la Beata Vergine nel nostro territorio. Un viaggio che non ci porterà soltanto a, tra le chiese di Crevalcore, ma anche nel nostro territorio stesso quindi anche tra le parrocchie delle frazioni per aiutarci a conoscere meglio il nostro territorio e ad, e ad amarlo di più. Cominciamo con la prima. Beh, il mio socio mi ha già un po' preceduto, quindi non dedicherò è tempo eccessivo alla Madonna delle Grazie, nota immagine popolare di antica devozione nel nostro territorio. Mi limito quindi a dire che è ciò che rimane eh, di un più ampio soggetto dell'incoronazione della Vergine del Tardo 300 io personalmente sono più vicino all'attribuzione Lippo all di Dalmasio ma ogni storico dell'arte ha le sue attribuzioni di sicuro non è giotto quindi eh, come potete vedere mi limito ad aggiungere che quando fu asportata l'immagine come la vediamo adesso dalla vecchia chiesa arcipretale in via di demolizione Venne asportata con eh, letteralmente la parte di mattoni che aveva dietro, col pezzo di muro. E durante gli anni di costruzione dell'attuale chiesa parrocchiale, ricordiamo che era in corso la Grande Guerra, in cui anche Crevalcore ha versato un contributo non indifferente, venne allora questa immagine eh, adibita al, al ricordo dei caduti Crevalcoresi. E i meno giovani, ci sono anche le foto, ricorderanno che. Era proprio eh, parte di un piccolo diciamo, santuario dedicato ai caduti crevalcoresi lungo la navata a destra, lungo Via Cavour, se, ricordate, se qualcuno ricorda, io non c'ero ancora, eh, però nell'occasione eh, fu cancellata la mano di Cristo che incorona la Vergine, che fu eh, riscoperta soltanto durante un restauro nei primi anni settanta. Nello stesso periodo in cui eh, eh, la, ma la Madonna delle Grazie fu quindi eh, eh, cambiò ubicazione e come sappiamo, come sappiamo tutti, oggi si trova eh, nella nostra Chiesa arcipretale, ormai una copia, è un segreto, non ditelo a nessuno, eh, che comunque possiamo mirare. Ed è, mi piace dire anche, è il più antico frammento pittorico superstite del nostro territorio, nonché eh, il pezzo più antico eh, è originario dell'antica Chiesa Cipriotale, quindi ha un grandissimo valore devozionale innanzitutto, ma anche storico e artistico. Proseguiamo. Invece, eh, nel corso di questo viaggio immaginario che faccio con voi nell'arte nell a crevalcore Ovviamente ho dovuto spesso tralasciare altre immagini, eh, uno dei criteri erano che dovevano essere quadri, per questo ho lasciato fuori la Madonna dei Poveri, ma per fortuna ci ha pensato Carlo al posto mio, e, e altre, tuttavia non potevo non citare almeno la Madonna dell'Immacolata Concezione, antica immagine devozionale anch'essa del XVI secolo, che come, sappiamo, come sapete si trovava... Eh, appunto nell'altar maggiore della chiesa dell'Immacolata Concezione, in cui non posso certo ora raccontarvi la lunghissima storia di devozione che ha portato all'acquisizione di quella che secondo molti è la più bella chiesa che abbiamo in Crevalcore, la Chiesa de Sera, ma senza dubbio un, vero, un gioiello del barocco eh, di inizio Settecento. Come sapete oggi eh, l'immagine si trova anch'essa provvisoriamente, speriamo, non ancora per molto, nella chiesa parrocchiale dove potete ammirarla assieme alla Madonna delle Grazie con la quale condivide una lunga storia di devozione popolare. Proseguiamo. Anche qui Paolo mi ha tolto le parole di bocca. Eh, ovviamente in questo caso concordo con lui con l'attuale attribuzione ad Amico Aspertini, circa quarto decennio del XVI secolo. E eh, vi dico che ai piedi, mh, cioè a compiangere Cristo morto, abbiamo ovviamente la Madonna con un fare pressoché identico a, a quello che abbiamo visto, il particolare della Madonna nel compianto ni di Niccolo dell'Arca. Abbiamo, ni eh, abbiamo, ni ni ah, abbiamo San Nicola da Bari, San Giovanni Evangelista e il nostro San Silvestro. La presenza di Nicola Dabari potrebbe spiegarsi col fatto che ogni anno la confraternita Crevalcorese della Pietà, da cui Meletti pensava er erroneamente che derivasse dal quadro quindi il nome della confraternita, ma errare umano mest, sappiamo, però, che uno dei, delle, dei pochi collegamenti che possiamo fare con, di questo quadro con eh, la storia delle confraternite religiose locali di Crevalcore era appunto che in nome di questo santo ogni anno si, elargiva, si elargivano due doti a due le doti a due zittelle bisognose in età da matrimonio. Com ovviamente anche questo sapete che per il momento è, tut è in tutt'altra ubicazione, ma speriamo anche questo di riportarlo presto a casa. Proseguiamo. Invece ora... Passiamo a uno dei quadri più belli di tutto il nostro territorio, la celeberrima adorazione dei magi di, del grande Orazio Samacchini, uno dei maggiori esponenti del manierismo bolognese. L'attribuzione è certa, più per tradizione ma si è se anche confrontata. Il primo a citare è l'adorazione dei magi, che non sappiamo esattamente quanto prima a Crevalcore. Il primo fu il benemerito centese Gaetano Atti, nella sua st storia di Crevalcore, la prima storia del nostro paese pubblicata nel 1841, tuttavia l'attribuiva erroneamente a Piet Pietro Faccini. Sfortuna eh, fortunatamente ebbe modo di correggersi. E quindi abbiamo eh, il, questo, il Samacchini, eh, la datazione del 1565, è abbastanza sicura, dato che in quel periodo Sammachino era appena tornato da dei lavori ai palaz nei palazzi vaticani di Roma, in cui quindi si risente la maniera michelangelesca, raffaellesca. Ovviamente abbiamo la Madonna quasi in primo piano con Gesù Bambino e i Magi, secondo le scritture, il Vangelo di Luca, che eh, uno ad uno si inginocchiano ad adorare il neonato Messia e a, e a porgergli i doni. Anche questo ovviamente nella chiesa parrocchiale nella nostra chiesa parrocchiale, precisamente nella Cappella Uberti. Proseguiamo. Invece, ora usciamo da, dalle amate fosse del nostro castello e andiamo invece nella mia seconda chiesa preferita di tutto il territorio crevalcorese. Non vi dico la prima po perché potrei causare una discussione. E abbiamo quindi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Palata Pepoli, questa. Splendida Crocifissione con Santi di Lorenzo Sabatini, anch'egli esponente mh, leggermente minore rispetto al Samacchinima, di, di, di importante comunque a suo modo, del manierismo bolognese nella seconda metà del Cinquecento. Abbiamo in ordine da sinistra a destra San Nicola da Tolentino, la, uh, la Beata Vergine, Maria Maddalena eh, ai piedi della Croce. San Giovanni Evangelista che tiene infatti il suo Vangelo, a meno a parer mio penso che il libretto sia il suo Vangelo, che lo identifica, c'è una santa non identificata ancora mi pare, eh, e poi abbiamo San Pietro, non Pietro l'Apostolo, ma San Pietro Martire, se qualcuno se ricorda la sacra conversazione di Brera, di Piero della Francesca, lo vede molto più, diciamo, macabro visto che Fu martirizzato con, un con dei colpi d'ascia allora sanguina qua, qua quasi non si vede come se fosse tagliato così è meno violento quindi abbiamo questo bello esemplare e, e vi consiglio di andare a vedere Palata eh, la chiesa di Palata perché è certo uno scrigno di capolavori po ancora poco sconosciuti ma proseguiamo qua invece eh, abbiamo un, 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 un quadro di anonimo Pittore Emiliano del XVI secolo, ci rilasciamo quindi a ciò che ci aveva già raccontato il nostro socio Paolo sull'Immacolata Concezione che tuttavia già nel XVI secolo, quindi in pieno periodo eh, del Concilio di Trento della Controriforma o Riforma Cattolica, noi storici de dell'età moderna dibattiamo ancora su come chiamarla e eh, abbiamo quindi questa rappresentazione dell'Immacolata Concezione che già era in voga al tempo. Eh, uh, proveniva questa dalla chiesa di San Matteo dei Ronchi, eh, è tutt'oggi custodita nel nostro museo di conservazione AIR, accademi differenti risoluti di per il comune di Crevalcore. Eh, mi limito a dire, anche se forse non si vede molto bene, ma vi faccio notare che vi sono eh, a, sotto la Madonna nel paesaggio diversi attributi tradizionali eh, della Beata Vergine. Quindi eh, immagini allegoriche e c'è quindi già un'iconografia ben presente. Proseguiamo. Qui invece eh, siamo nell'oratorio di Sant'Antonio a Bolognina. Qua abbiamo eh, un capolavoro del spesarese Simone Cantarini. Mh, ante 1648, perché ebbe una vita breve e sfortunata, quindi... Eh, certamente il quadro risale a, a prima della sua morte e penso che probabilmente fu una delle sue ultime commissioni, tenendo conto che l'oratorio fu sconsacrato nel 1650, quindi, proprio negli ultimi anni di vita, se non eh, proprio una delle ultime. Qua vediamo la Madonna col Bambino, e a, a, alla, no alla vostra, cioè, da qua a sinistra, eh, San Francesco di Paola e Francesco d'Assisi a destra. Lo possiamo vedere infatti, eh, due santi tipici, beh, San Francesco d'Assisi ha già una lunga storia del 200 di devozione, San Francesco, San Francesco di Paola e poi altri che vi faccio notare sono anche presenti eh, nei quadri, negli ovali del Bertuzzi e la Rotonda, eh, a, assumono importanza proprio nel periodo successivo al Cinquecento, nei decenni successivi. Vi consiglio anche questo di andare a vederla, ovviamente. Proseguiamo. Qua invece abbiamo un tema familiare che si trova nella chiesa di Santa Maria Galeazza. Abbiamo la Natività della Vergine, scuola di Guido Reni, XVII secolo. Eh, ovviamente ben è meglio conosciuta la natività che ci, pro ci propone il nostro Bertuzzi da Ancona, ma senza dubbio, ah, questo dipinto è certo di buona fattura e come vi ho già detto, vi consiglio eh, caldamente di andare a vederlo se vi va, se avete tempo e se vi interessa. Proseguiamo. Invece, qua, come potete vedere, andiamo avanti anche col nel tempo, ora siamo già nel 700 e abbiamo qua un pezzo della storia, storia importante perché questa, è, perché questa era la pala d'altare della chiesa con annesso convento di Santa Maria di Abrenunzi, il convento perduto di Crevalcore che è esistito davvero, sembra, forse qualcuno pensa forse sia una leggenda ma è esistito davvero, ci sono ancora i resti sottoterra, un giorno dovremo fare uno scavo archeologico ma per il momento mi limito a dire che era sì la pala d'altare eh, della chiesa abbiamo quindi la Madonna col Bambino e, i, e San Giovannino, cioè il piccolo Giovanni Battista, da non confondere con Giovanni Battista adulto e con Giovanni Evangelista, e, e i genitori della Madonna, San Gioacchino e Sant'Anna, opera magistrale di Francesco Monti. Che una volta eh, chiuso e soppresso il convento di Abrenunzio, per opera dei francesi, ovviamente. Eh, fu, si salvò dato che fu portata nella chiesa dei santi francesco e carlo di san martini dove tuttora si trova e precisamente nel secondo altare a, alla vostra destra per chi entra ovviamente vi consiglio di andarlo a vedere perché è uno dei pochi pezzi di abrenunzio che si sono salvati e sono diciamo a casa ancora proseguiamo qui invece Altro quadro importante, torniamo nel castello, nella mia chiesa preferita di Crevalcore, ecco, l'ho detto: e, e abbiamo la Dolorata con le Sante Agata e Apollonia dei Giuseppe Varotti, Baro uno degli ultimi membri, se non l'ultimo, del barocchetto bolognese di fine Settecento. E sapete che questo quadro è una storia. Abastanza curiosa, che già narrò il Meletti nei suoi annali Crevalcoresi e che il nostro solerte raccoglitore di, me di memorie patrie, Roberto Tomasini ha scritto nel passato numero e ha raccontato nel passato numero della rassegna storica Crevalcoresi. Certo, certo a parte il, eh, il taglio della testa della, della Madonna che ha rischiato di rovinare il tutto. Il meglio che si può avere è questo che non toglie. Troppo, ah, come doveva essere il suo aspetto originale prima di essere deturpato, ma rimane comunque eh, uno, uno splendido esempio di, di arte nel nostro territorio. Proseguiamo. Qua invece stiamo quasi in via, siamo quasi in dirittura d'arrivo, sempre nel nostro territorio. questa quest'opera che attribuiamo oralmente almeno su suggerimento del maestro Carlo Zucchini a Ercole Graziani quindi siamo sempre in, nel XVIII secolo eh, venne trovata eh, ci ha mi ha raccontato Carlo che fu lui a trovarla eh, in una trave dai eh, Ronchi eh, ed era peraltro male arrotolata e questo spiega che c'è un, un, un danno non proprio lieve Proprio in, in cima, che necessiterebbe pertanto di restauro, ma per il momento eh, è conservato anche questo nel, nostro, nel Museo de, eh, di Conservazione dell'Accademia per il Comune di Crevalcore. E abbiamo sempre la Madonna col Bambino e due santi celebri della Controriforma, Carlo Borromeo e Filippo Neri. Ecco proseguiamo, ecco, e ci siamo quasi alla fine, e per concludere anch'io. Eh, posso, mi limito a dire qualcosa sui su, su, quadri del Bertuzza e la Rotonda, mi limito ovviamente eh, sui otto quadri che gli furono commissionati tre, eh, per l'oratorio del Beata Vergine, meglio conosciuto a tutti noi come la Rotonda Caprara, mi limito a parlare eh, brevemente eh, dei quadri eh, della Palla d'Altare e degli altri quattro che hanno a che fare con la vita di Maria. Come ci ha raccontato Giacassoli, eh, c'è ovviamente un'impostazione liturgica ben precisa. E mi piace far notare che, la, che la, il primo caso che mi viene in mente, eh, di, di, una serie di, eh, di una serie narrata pittorica della vita della Vergine, eh, mi viene in mente ovviamente la cappella di Scrovegni di Giotto. E qua invece abbiamo tut tutto il contrario, se in Giotto, eh, Giotto si dilunga a raccontare con i suoi dettagli, con la sua poetica degli effetti, le storie di Gioacchino e Anna, la storia di Maria e poi ovviamente la storia di Gesù, eh, nel nostro caso Bertuzzi è veloce com'era nel suo stile e anche per la commissione si limita a queste cinque, eh, questi cinque momenti, queste cinque date, natività, presentazione al Tempio o purificazione, l'annunciazione l'Immacolata Concezione e eh, l'Assunzione pertanto abbiamo peraltro abbiamo anche un esempio qua a Crivalcore nell'Oratorio della Pietà che l'Accademia conosce molto bene da tanto tempo ci sono 15 in origine 16 riquadri che ra raccontavano anche lì la vita della Madonna eh, e come potete vedere eh, in modo più prolisso ma in questo caso ci si limita alle date che, eh, a quelle date principali nonché ovviamente è la data dell'8 settembre, nella cui antivigilia il conte Francesco Caprara Montecuccoli, pur, ess pur essendo caduto di carrozza rovinosamente eh, in un macero, una fossa, una risaia, ne ho lette diverse versioni, eh, presso San Martini, in uscì in colume, e come sappiamo la contessa Maria Vittoria Caprara, tenendo conto delle date, quindi vi teniamo sempre a, la, al calendario liturgico. Vuole erigere eh, un gioiello del barocco che abbiamo noi la fortuna di custodire, e che oggi abbiamo, stasera abbiamo la fortuna di poterlo si, si, felicemente riavere tra le mani e ci, e ci promettiamo tutti di custodirlo, di proteggerlo e di non trascurarlo più. Speriamo. E pertanto concludo ringraziandovi e ora passo, ripasso la parola a Carlo Zucchini per, per, la, per le prossime fasi della, della serata. Grazie e buon, e buon proseguimento. Bravo, davvero. Allora? È la volta ancora dei canti gregoriani in onore di Maria che vengono eseguiti dal coro che prima abbiamo ascoltato. Grazie. Proseguiamo naturalmente con canti della tradizione mariana. Hodi e Gressa Est, che canteremo in forma di antifona. Ave Stella, molto nota, è un inno strofico, si ripetono i versi cambiando il testo. Faremo una nuova versione più complessa, più elaborata del Salve Regina, di cui avete sentito nella prima parte una una versione più semplice e concluderemo con un altro canto antifonale a Vergina Celorum. non mi sembra che ci sia qualche altro intervento adesso sì, oh, allora noi concluderemo, concluderemo con il caso finale grazie 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 a voi. Grazie, a te, grazie davvero ah, dunque mh, mi rendo conto che è stato un incontro molto lungo Tenete però presente che non ci sono state prove, non siamo specialisti di spettacolo, quindi questo prolungare il tempo è dovuto al fatto che abbiamo un po', non improvvisato, eh, sono stati fatti studi come avete sentito piuttosto profondi, ma non abbiamo calcolato il tempo. Adesso vi dico solo... Due cose, poi eh, passiamo a, al nostro sacerdote. Dunque, adesso, eh, intanto mi è stato ricordato che nelle tre sere scorse era prevista una biciclettata alla rotonda che non è stata possibile perché pioveva. Però qualcuno ci ha dato lo stesso, ha sfilato il tempo. Poi, eh, devo dire che ora... Mh, ci sarà un breve filmato, ma breve, breve, breve. Poi passeremo la parola al nostro... No, come no? Eh? Ha già finito? Hai eh? andare a casa? No, è per la gente perché... Bene. Dopo va bene, va vado a finire. Gracias. That's devono fare un canto loro ecco eh, un attimo solo no anzi fate un canto e poi eh? Eh? è bello improvvisare vedete proprio Funziona tutto perfettamente. Intanto per adesso sarebbe stato previsto un mio intervento, di quelli da far scoppiare la sala. Però vi salvo. Ah, hm. Non ne parliamo, è troppo lunga la serata. Io avevo un intervento ancora, ma lo salto perché tanto lo farò un'altra volta. Va bene? Avrei dovuto parlare della cupola. Lasciamo stare questa cosa. Ci sono le cupole, ah, sono le principali cupole che si trovano in Italia. Quindi avrei dovuto parlare delle cupole, della loro funzione, cosa rappresentano, eccetera, eccetera. Ma mi rendo conto che è una follia. La teniamo per un'altra volta, va bene? Ora concludiamo con un canto dei nostri eh, amici che concluderanno la serata. Va bene? Ecco. Concludiamo con il Regina Celi Previsto. No. Concludiamo con il Regina Celi, ma Penso che abbiano sentito.

Grazie a tutti di questa bella serata, grazie di averci chiamato, è stato un piacere e un onore per tutti noi. Ah, ecco. Ci Così siamo salvi. No, no io mi sono tirato grazie. grazie. E l'invito a un'altra serata, che dalle cupole scenderemo... No, 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 no. Oh, Lei no. Aveva no. No. Di no. ma aveva detto no. di no, allora io io vi saluto, vi ringrazio e passo la parola a più no, no, benito no. di questa sera grazie a voi, i più fortunati che escono per prima, per primi hanno la fortuna di avere qualche zuccherino l'avevamo preparato per l'8 settembre per la festa pensando che ci fosse un, una folle da urbi, urbi e torbi ne sono rimasti un po' e Gabriele all'uscita ve li offre così li potete mangiare in onore di Maria e anche augurando buon compleanno alla Chiara Pedersini che da poche ore ha compiuto 18 anni e li ha vissuti con noi, quindi la regina della serata, grazie, dopo Maria, <ride> grazie.